nonché assessore del turismo Giuliano Parodi e anche la Proloco, il presidente Simone Anastasia. Se vi possono raggiungere mentre qua si sta facendo velocemente il cambio palco per iniziare il primo DJ set, grazie ancora ad Audio Rumor per la celerità di tutti i movimenti, di tutti i passaggi tecnici della serata. Allora, buonasera a tutti, intanto buon anno ad ognuno di voi, passo subito la parola al primo cittadino, Francesco Ferrari. Grazie a tutti, buonasera e tanti tanti auguri. Per me questo anno che si è appena concluso è stato un anno emozionante, intenso, ma spero che il prossimo, quello del 2020, lo sia ancora di più, non solo per me ma per tutti, per tutta la città, perché noi questa città la vogliamo cambiare, la vogliamo migliorare, vogliamo fare di Piombino la città che sogniamo. Quindi partiamo da qua, da questa bella piazza, da tanta gente, da tanta voglia di vivere il prossimo 2020. Quindi grazie a tutti e un augurio di un felice anno. Grazie al sindaco Francesco Ferrari, mi sembrava doveroso iniziare con loro questo backstage e quindi questa seconda parte della nostra serata di questo Capodanno in piazza, anche perché dicevo questa sera abbiamo una vetrina un po' in tutta la Toscana e anche in molte regioni d'Italia, e allora la vetrina deve essere a tutto tondo, a tutti gli effetti, lo è anche da un punto di vista ovviamente turistico, quindi qui con me c'è il vice sindaco e per l'appunto assessore al turismo Giuliano Parodi. Buonasera a tutti, siete tantissimi e sono felicissimo. Il tempo ci ha assistito, una serata meravigliosa, avete risposto benissimo, la serata è appena all'inizio perché continuerà con i DJ, balleremo fino all'alba, abbiamo cominciato benissimo questo 2020 e come diceva giustamente Sara è una bella vetrina perché siamo stati e continueremo a essere in diretta TV su una serie di TV locali in tutta Italia e collegate in diverse parti d'Italia. Quindi hanno avuto modo di vedere la nostra città e soprattutto voi che siete stati meravigliosi. Grazie, grazie Sara. Grazie al vice sindaco Giuliano Parodi, ma soprattutto quello che siamo, quello che sappiamo fare, il casino che sappiamo fare, tra poco lo dimostreremo con il primo DJ set già pronto quasi. Ma dicevo, se siamo qua è grazie all'amministrazione comunale di concerto con la Proloco in questa serata, ma tutti gli eventi di Natale 2019-2020 con me il presidente Simone Anastasia. Ciao Piombino, fatevi un applauso perché siete bellissimi. Più forte, dai, fate sentire quanto siete bravi. Io voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, la Misericordia, la Master Security, la Global Service e un bel saluto naturalmente al nostro amico Walter Balducci. Grazie Piombino, auguri a tutti, vorrei anche vi sul palco un attimino Gino Sozzi perché ci vorrebbe dire due cose del festival estivo che sarà quando a luglio al Poggetto, mi sembra, vero Gino? Ciao a tutti, ciao. Sì, Giuliano ha detto ci farà fare 4 giorni al Poggetto. Comunque, niente, sono brevissimo perché ora si balla e ci vediamo dal 14 al 18 luglio in Piazza Povio con il festival estivo che è ritornato quello che era e quello che si merita. Buona serata a tutti, ci vediamo a luglio. Noi invece ci vediamo adesso, l'appuntamento è qui, la festa è qui, come ha detto Giuliano, è soltanto all'inizio, andremo avanti fino più o meno all'alba, fino alle 4 del mattino, quindi mica sarete stanchi, no? Sarete mica stanchi, avete voglia di ballare sì o no? Mi sembrava un sì, e allora sì, il primo DJ set della serata, ragazzi, spetta a lui. Lui che ha un nome e una garanzia, non solo su Piombino, rido mentre lo dico, sì, Piombino, sì. Ma anche nei dintorni. Merry Christmas. Patrimonio dell'UNESCO, musicalmente. Sì. Sì, allora lui ci presenterà questa sera, ha detto si è proprio impegnato per questo inizio 2020 e quindi ci proporrà un repertorio proprio di quelli... ai professional, ma dai, per seri, forza, vero? Davanti a tutta questa bella gente, allora fammi fare bella figura. Io ci provo, però vorrei dirti una cosa. Innanzitutto, buonasera, tanto per cominciare. Buonasera, buon anno, buon ragazzi. Anno. È il 2020. Buon 2020. Il tempo scorre inesorabile, scorre inesorabile, però anche la musica degli anni passati resta ferma ad oggi. In che senso?
ci sono delle canzoni che se io vi domandassi chi ha vinto il Festival di Sanremo 3 anni fa, voi non lo sapete, non vi sforzate perché non vi se lo ricorda nessuno. Lui lo sa, l'ha detto. È uno su 5.000, lo sa, ha vinto. Però ci sono delle canzoni, cara Sara, sì, che secondo me la gente si ricorda, perché il mio DJ set inizia così ed ha bisogno della vostra collaborazione. Ocio! Si ondeggia